Buongiorno a tutti, conferenza stampa pre-gara match Pisa Cosenza, tecnico Lucarangio a vostra disposizione. Iniziamo da Massimo Pozzini, punto d'arrivo, poi Andrea Cavacci. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, è partita con il Cosenza, insomma, il Pisa è destinato a trovare squadre in difficoltà, no? In questo, perlomeno da quando sei tornato, due squadre che hanno cambiato l'allenatore, Palermo e Benevento che avevano un clima particolare, quindi se un po' questa cosa ti spaventa, e poi ovviamente com'è stata la settimana della squadra, se stanno tutti bene, se ci sono criticità sotto questo aspetto. Le difficoltà ci sono in ogni partita e anche domani dovremo giocare bene sotto molti punti di vista se vogliamo vincere, dal punto di vista tattico, agonistico, mentale, perché ripeto, il Cosenza è sicuramente una buona squadra e la squadra è al completo, mancheranno soltanto Nicolas che rientrerà dopo la sosta e Caraccio, gli altri giocatori sono tutti a disposizione. Ok, grazie. Andrea Cavacci, poi sulla partita, intanto dopo Pisa Benevento tu hai ricordato, insomma, hai salutato anche GM, no? Che domani penso, insomma, saluterai, insomma, un ex molto attivo, quindi ti chiedo una cosa su Gemmi e poi ti volevo sapere, te sono tutti a disposizione, anche gli Ozzi che si era allenato a parte in questi giorni è a disposizione, o lo devi valutare se farlo partire dall'inizio o a partita in corso? No, qualche giocatore ha avuto una settimana così un po' difficoltosa dal punto di vista degli allenamenti e perciò la valutazione sarà fatta anche in riferimento a questo, però può, nello specifico Gliozzi può giocare dall'inizio o può subentrare, è a disposizione, soltanto la valutazione di vedere quanti minuti ha sulle gambe, sicuramente non ha tutta la partita. E per quello che riguarda Roberto Gemmi, sarà un piacere rivederlo, tante volte ci sentiamo al telefono, adesso però è un po' di tempo che non ci salutiamo di persona, ed è insieme alla famiglia Corrado la persona che mi ha portato a Pisa e con il quale abbiamo vinto il campionato, abbiamo fatto due bellissime stagioni in Serie B, perciò mi lega a lui una profonda amicizia che va al di là dell'aspetto della partita di domani pomeriggio. Michele. Nel reparto dove ha più, dove hai più, diciamo, più possibilità di far giocare giocatori con grande abbondanza è la difesa. Ecco, partiamo da Hermansson, che ha fatto forse una delle partite migliori da tanto tempo a questa parte. Ecco, pensi di poterlo schierare di nuovo dal primo minuto? E anche Barba potrebbe essere nuovamente buttato nella mischia dal primo minuto? Sì, hanno fatto una buonissima partita sia Hermansson che Rus. E Barba sta bene, così come sta bene Canestrelli. Noi sappiamo che abbiamo in questo momento quattro centrali, sono tutti e quattro molto bravi a disposizione e dobbiamo solo cercare di scegliere per il meglio partita per partita. Mister, buongiorno. Buongiorno. Col Cosenza sono sempre un po' partite particolari. L'ultima l'anno scorso con quel pareggio che poi ci è costato, insomma, lo sappiamo tutti. In che contesto invece si svolge questa partita, anche di campionato, di classifica? Ma le partite dei campionati in generale sono sempre difficili, non esistono partite, può sembrare la classica frase fatta, ma poi è la realtà che lo dice, vanno tutte giocate con grandissima attenzione. Quella di domani è una partita molto importante per noi che può darci ulteriore forza ai risultati che abbiamo ottenuto, però avremo di fronte un avversario che cercherà di fare la sua partita come è normale che sia. E Giovanni Manetti. E poi Paolo Sardegna. Buongiorno.
considerando come è andata bene con Noci, no? Perché secondo me a Benevento è stato il migliore per distacco della squadra, allora stasera, oggi, mi batto su Sibilli, che a mio avviso non è ancora il Sibilli a cui siamo abituati. Cioè lo vedo, opinione personale, lo vedo, come si può dire, meno propositivo, un po' pauroso anche di andare al tiro rispetto a quello, ripeto, a cui ci aveva abituato. È un problema forse di posizione oppure il ragazzo c'ha ancora da trovare la condizione migliore? Insomma, è sempre più maturato come calciatore dalle prime volte che lo vedevo, e ormai sono passati più di 2 anni, è un giocatore più completo. Prima era estemporaneo nelle giocate, adesso invece è più coordinato con la squadra e forse può sembrare meno appariscente, ma ha sempre un grande rendimento a mio avviso e sta facendo bene anche quest'anno. I gol, sì, ma è una casualità, e poi alla fine i suoi gol li farà sempre. Sì, ti faccio 2 domande. Allora, la prima riguarda il Cosenza, che sicuramente, insomma, avrai visto le ultime partite del Cosenza. Ora ha cambiato allenatore, anche se il nuovo tecnico ha potuto allenare la squadra solo 2 giorni, insomma, quant'è che... E credi che possa cambiare qualcosa? Ti aspetti oppure un Cosenza come l'abbiamo visto fino ad ora a livello tattico? E cos'è che magari temi di più del Cosenza? Questa è la prima domanda, la seconda poi te la faccio. È complicato ovviamente capire come si schiererà il Cosenza, perché non abbiamo termini di paragone, non sappiamo se cambieranno modulo, se ne attueranno uno totalmente innovativo, diciamo, per loro. E perciò da quel punto di vista non abbiamo lavorato molto, perché non sapendo qualche tipo di squadra affrontiamo, facciamo più fatica a saperlo. E il Cosenza è una squadra che ha ottenuto risultati soprattutto ad inizio stagione, significa che è una squadra che può dar fastidio a tutti, come è capitato, tolta la partita con la SPAL, che hanno perso in maniera netta, le altre partite ora le hanno vinte o pareggiate oppure perse, tipo quella con il Frosinone. Ma così, giocandosela molto bene. Sì, la seconda domanda invece è su Morutan. Lo hai schierato titolare a Benevento. Sei soddisfatto del rendimento, del modo in cui ha giocato anche per la squadra, oppure è un giocatore che, viste le sue doti tecniche, potrebbe anche essere più decisivo in fase realizzativa, insomma, lì davanti? No, sono soddisfatto, perché non conoscendolo come giocatore all'inizio mi sembrava più un giocatore da colpi, invece sto scoprendo un calciatore che è più dentro alla squadra e al modulo, e questo mi piace molto, abbinato al fatto che sia anche un giocatore che ha grandi doti tecniche e che deve mettere a disposizione della squadra. Ma sono molto soddisfatto delle prestazioni e di come si allena durante la settimana. Massimo Cozzini. Sì, mister, tornando al discorso sul Cosenza, temi di più, come dicevi prima, un modulo innovativo che magari non ti aspetti, o un atteggiamento estremamente prudente con una squadra che si difende e poi prova a ripartire? No, non mi aspetto niente, perché sarebbero troppe le cose da valutare, perciò vedremo nel momento in cui ci sarà la disposizione in campo quale sarà la tattica usata dal Cosenza per domani. E noi dobbiamo cercare di fare al meglio la nostra partita, abbiamo così sia gli 11 che partiranno che i 5 eventuali subentranti possono essere determinanti per noi, e perciò noi dobbiamo sfruttare questa cosa e giocare, ripeto, con tanto desiderio di portare a casa i punti. Andiamo oggi. Una riflessione sulla fase difensiva. Penso che, visto che abbiamo detto più volte, l'hai detto anche te, la partita di Benevento probabilmente è quella che ti ha soddisfatto maggiormente da quel punto di vista lì. Mi ricollego anche un po' anche a una domanda che è stata fatta prima.
si rischia sempre, no, poi di, quando trovi un equilibrio, poi di andarlo magari a cambiare. Domani l'idea qual è? Quella, magari qualche cambiamento lo puoi fare, penso che magari Esteves, parlo di tutta la linea, non parlo solo dei centrali, Esteves piuttosto di Calabresi, o ti fidi, cioè vuoi dar fiducia e dar continuità a quello che si è visto sabato? No, Esteves sta molto bene, ha possibilità anche di giocare, ma questo avviene in tutte le partite. La partita di Benevento, abbiamo fatto bene la fase difensiva, è stata gli ultimi 20-25 minuti probabilmente invece li abbiamo fatti meno bene, anche per un mio errore di valutazione, non sono riuscito a far capire alla squadra, anche tramite cambi, determinate cose, perché avremmo potuto portare a casa tutti i punti a disposizione, però ripeto, è stata più responsabilità mia che non dei giocatori, perché i cambi che abbiamo fatto erano molto offensivi, ma abbiamo smesso di fare determinate cose perché forse io non sono riuscito a farmi capire bene in quel momento. Agli altri, la responsabilità che ti sei preso, forse che ti sei preso ora con questa dichiarazione, forse mancate anche un po' di quella consapevolezza che dici sempre te, non la consapevolezza nei propri mezzi, magari di prendere un po' più di coraggio e di capire quando c'è da far male all'avversario, che, come hai detto te più volte, insomma, era un po' in difficoltà, soprattutto nel finale. Sì, ma ripeto, non è, i giocatori che erano entrati sono giocatori che vanno serviti in una determinata maniera, noi invece non abbiamo fatto bene quello, e perciò hanno reso meno, non per le loro responsabilità, ma perché siamo stati non capaci di servirli nella maniera giusta. C'è una domanda? Subito, una domanda prendiamola anche un po' leggera. Tutti ci si chiede, e lo chiedono tutti, anche i tifosi, quando ce lo chiedono i giornalisti, è più forte questo Pisa o quello dell'anno scorso? Dopo un mese e mezzo, prendiamola leggera, ti ripeto, non voglio fare. Qual è la tua risposta? In questo momento è più forte il Pisa dell'anno scorso, perché era più abituato a giocare insieme e perché c'aveva più punti. semplicemente per quello. Però a livello singolo forse è più forte questo. A livello di collettivo la squadra dell'anno scorso al momento era più pronta ad affrontare il campionato, però è anche normale, perché l'anno scorso abbiamo lavorato durante il ritiro con la difesa praticamente titolare a disposizione, mentre quest'anno il mister Maran questo non l'ha potuto fare, perciò qualche difficoltà in più si è avvertita da quel punto di vista. A livello di giocatori singoli quest'anno siamo più forti, penso. Quindi in prospettiva questa squadra può essere più forte? Sei più forte di quella dell'anno scorso, siamo andiamo bene. Ti sembra che ci sia più qualità anche nei campi rispetto all'anno scorso in generale? Senza nulla togliere ai giocatori che c'erano l'anno scorso, che ripeto, sono, penso anche nella storia di questa società, non va dimenticata questa cosa. E quest'anno abbiamo così dei subentranti sempre che da un momento all'altro possono fare qualcosa di buono per noi. L'anno scorso, ripeto, era un discorso di collettivo più granitico, perché la squadra si conosceva meglio, perciò ci vorrà del tempo per creare la stessa coesione. È solo una questione temporale, a mio avviso, in questo momento. L'ultimissima, se vediamo. Anche una cosa leggera, tranquilla, ma è colpa sua. No, sul discorso di Roberto Gemmi, no? Anche solo per dar seguito alle tue parole, insomma, ci puoi ricordare un momento, non per forza legato a una vittoria, a qualcosa di significativo, in cui diciamo può essere racchiuso il rapporto che si è creato anche a tre, poi con Giovanni, quella famosa triade in cui abbiamo sempre soprannominati. Un momento, sì.
prima volta che ci siamo incontrati tutti e tre, secondo me abbiamo capito subito che era un menage a trois che si poteva attuare calcisticamente parlando. Sì, sì. Beh, tutti e tre abbiamo gusti diversi. Fa il titolo ora. No. Grazie a tutti.